No. Allora, noi per l'ennesima volta faremo un presidio permanente qui davanti all'assessorato in via Trinacria, in quanto la nostra problematica e quindi la nostra vertenza non è stata ancora risolta. Siamo gli ex operatori delle politiche attive del lavoro, abbiamo lavorato per 15 anni a supporto dei centri per l'impiego e abbiamo una media di lavoro di 30 anni e in pratica dal 2013 a oggi abbiamo lavorato solo 9 mesi. Si prospetta per noi di essere praticamente assorbiti dal mercato, ma questo a nostro giudizio è irricevibile, in quanto noi saremo in pratica precari, molto più precari dei precari stessi, e quindi non c'è nessuna garanzia. Relativamente al nostro lavoro, riteniamo che siamo delle professionalità riqualificate dalla regione siciliana stessa con i fondi regionali proprio per ottemperare le politiche attive del lavoro. In Sicilia attualmente i centri per l'impiego non hanno le figure riqualificate per ottemperare appunto a queste leggi, che sono in tutti i casi di rafforzamento anche alla legge nazionale, la legge 150, che prevede proprio l'implementazione delle politiche attive del lavoro. Per cui noi riteniamo che è impensabile che in una regione che ha già riqualificato con i propri fondi un gruppo di lavoratori debba riqualificarne altri, o ancora peggio lasciare i centri per l'impiego senza praticamente il supporto delle politiche attive del lavoro, che aiuterebbero giovani, disoccupati e quant'altro appunto per aiutarli a trovare un lavoro qua in Sicilia.